guidare un'auto da corsa in pista, il sogno di ogni appassionato. Oggi abbiamo la possibilità di diventare piloti, almeno per un giorno, e provare questa piccola bomba. 1.600, 300 cavalli e cambio Sadeva 6 rapporti. Le emozioni sono tante, quindi il tempo è poco, andiamo a scoprire come si comporta. La giornata logicamente non inizia a bordo della bomba francese, bisogna avvicinarsi progressivamente al rampante motore dalla potenza esagerata, e dettaglio non meno importante è necessario studiare la pista. Per questo motivo i primissimi giri sul circuito Tazio Nuvolari avvengono a bordo di una Citroen C3 stradale. Successivamente è il turno della leggendaria Visa Crono. Ci siamo, è giunto il tanto atteso momento della Citroen C3 Max. Sono pronto per affrontare il mio stint. Qui si fa sul serio. Come detto in apertura, il 1.600 con turbo compressore arriva a erogare una potenza di 300 cavalli, mentre la trasmissione è affidata al cambio Sadeva 6 rapporti. L'assetto, così come l'impianto frenante, risultano appositamente aggiornati per sfruttare al meglio le potenzialità della vettura. Inaspettatamente il feeling è positivo fin da subito, anche se per gestire al meglio la vettura bisogna sicuramente avere una certa esperienza. Le cambiate sono secche e fulminee, così come la progressione del propulsore, che spinge vigorosamente fin dai bassi. Il posteriore allarga quel tanto che basta per inserirsi meglio in curva, dove il sottosterzo emerge bruscamente se si sbaglia la traiettoria o se si esagera con il pedale del gas. L'elevata reattività, se si è pronti, permette però di recuperarla nella maggior parte dei casi. Il divertimento è davvero elevato e il margine di errore, seppur minimo, è consentito. In poche parole, la Citroen C3 Max è un mezzo sufficientemente sincero e molto gustoso da guidare. Riuscire a ottimizzare le performance e ottenere risultati soddisfacenti, però, non è così semplice. Altrimenti, che scopo avrebbero i veri piloti?